conseguenze per due incarichi. Uno, che è quello tanto grato a Renzi, cioè, facciamo la cosa finale, poi la seconda, e la battaglia di Anghiari, che non riesce a fare, fa, disfa, ed è quella che ha cercato Renzi con un bravo diagnostico che aveva lavorato con me 40 anni fa, che per quanto bravo non ha trovato nulla, perché non c'è più nulla su quelle pareti. Una destinata a lui, la battaglia degli Agnani, una a Michelangelo, la battaglia di Cascina. Qual è il problema? Che non c'era bisogno di fare la ricerca, pur piena di spirito di marketing di Renzi, perché in quella sala ha lavorato Leonardo, Vasari. Vasari aveva una tale adorazione per Leonardo che se fosse rimasto qualcosa, certo lo copriva. E andare a cercare sotto gli affreschi di Vasari, nel Salone del Cinquecento, la traccia di Leonardo è inutile, infatti non ho trovato nulla. Ma quella è l'opera che gli impegna 3 o 4 anni con Pier Soderini, che insiste perché lui faccia questo dipinto, che poi, sempre non volendo fare l'affresco, attraverso l'incausto, il fuoco, alla fine di sinistra, e non rimane nulla. Ma, eccoci arrivati al punto, è anche il momento in cui lui dipinge il suo teorema, che tecnicamente è, diciamo, idealmente è proprio la Gioconda. Eccoci arrivati alla Gioconda, quindi il numero 100, che, come vedete, si possono dire molte cose. La prima è che non si vede alcun mistero, io non l'ho mai vista come un'opera misteriosa, è semplicemente la consapevolezza e il compiacimento della perfezione che anche nella Genesi ha la donna rispetto a qualunque altra creatura. La donna è ciò che di più perfetto ha creato Dio. E sul fondo c'è il resto di mondo che Dio ha creato, cioè gli elementi, aria, acqua, terra e fuoco. Si vede quel rosso che sembra una terra infuocata. Davanti a quegli elementi lei manifesta la sua evidente superiorità. Si compiace, è serena e superiore. E ci guarda come se ognuno di noi potesse avere una parte di lei. È una grande puttanona, no? Cioè è pronta per tutti. Contrariamente alla dama dell'ermellino, è disponibile, sono qua. È di noi e contemporaneamente è noi. Quindi diventa un teorema dell'essenza, dell'eterno femminino, che non corrisponde a una persona. Tant'è che lui non la dà al marito che gli fa la richiesta, prese Leonardo a fare per Francesco del Giocondo, ogni tanto di Mona Lisa, sua moglie, e 4 anni penatovi lo lasciò imperfetto, come un teorema che non finisce, la quale opera oggi è appresso il re Francesco di Francia in Fontainebleau, che è appunto quello a cui vende Leonardo un'opera che non doveva essere sua, ma di Francesco del Giocondo. Tra le altre cose, è bella anche la ricostruzione vasariana, dove dice che lui cerca di fare la carne, non la pittura, che non colori ma carne pareva veramente, dice, ed è quello che noi avvertiamo. Gli occhi hanno un'umidità che è diversa da qualunque altro ritratto, fa sentire l'umidità che abbiamo nella pupilla. E poi, cosa meravigliosa che nessuno ha sottolineato, lei non ha l'aria appesa di quelli che vengono ritratti solennemente dopo 2 ore, 3 ore, 10 ore, 10 giorni di posa, ma un'aria superiore e distaccata. E questa condizione di beatitudine, di serenità, deriva da un espediente, come era quello del cantiere dell'ultima cena, che lui porta della gente per divertirla. Usovi anche quest'arte, che essendo una Monalisa bellissima, teneva, mentre che la ritraeva, chi suonasse e chi cantasse, e di continuo buffoni che la facessero stare allegra, per levare quel malinconico che suole dare spesso alla pittura ai ritratti che si fanno. Ecco perché i ritratti erano con aria così impostata, perché uno dopo 2 ore non ne può più ed è lì davanti all'artista, lui invece la tiene allegra. E in questo di Leonardo viene un ghigno tanto piacevole che è la cosa più divina che è umana a vederlo. Ecco che torna il tema del divino. È una figura creata da Dio e ce l'ha tenuta cosa meravigliosa per non essere il vivo altrimenti, come se fosse viva. E non solo, ma quando nel 1911 viene rubata, e viene rubata da un italiano che la porta in Italia dopo 2 anni la consegna agli Uffizi, ma voleva riportare in Italia una cosa che non deve stare in Italia. Quando io ho giocato con Facebook con la pubblicità di una macchina Citroën, tutti mi chiedevano ma la portala a casa, perché come dicevamo prima di alcune cose come il canto e il calcio, l'identità italiana, lo spirito patriottico è della squadra di calcio e della Gioconda, sono i due simboli che si intendono italiani, ma questo dell'Italia non è, ed è invece dopo il furto
ragione di una specie di leggenda che la circonda, e un giorno mi chiamò Maroni dicendo: ma secondo te potremmo avere in Italia la Gioconda? Dico: ma se tu mi dai due bronzi di Liace, appunto te la danno pure, lo scambio alla pari. Ma perché la vuoi? Ce la vorrei portare a Varese. Perché a Varese? Perché il l'anno della Gioconda era di Varese, la celebrare là. Se il suo obiettivo era celebrare là, questo signore. E così come accade, arriviamo poi a chiudere l'inizio che ho detto, l'opera diventa talmente leggendaria, perché è rumata come si rapisce una persona, come il rapimento Ghetti, hanno rapito, torna a casa, e quel Duchamp che io ho collegato, secondo alcuni di voi, all'inizio in maniera un po' capricciosa, è talmente interno alla Gioconda che due anni dopo l'Orinatoio fa la sua Gioconda, che è questa, 104. Eccola qua, la Gioconda con i baffi, che è il modo con cui si dissacra un mito e si entra nella dimensione dadaista di provocazione caratteristica sua. E quindi comincia a diventare un'opera del nostro tempo, un'icona, un'opera pop. E allora dopo di lui, per esempio, Andy Warhol, negli anni 60, ne fa delle strisce come quelle delle macchinette per le fotografie da mettere sulla carta d'identità. E da lì dice: ha ragione Duchamp, ma i baffi erano i miei, 106, eccolo qua. Fa i baffi suoi e l'occhio da pazzo, e in mano non si vede bene il dettaglio, ha una specie di quantità di denaro, perché come avete visto recentemente, nonostante Jeff Koons che ha fatto 91 milioni, Leonardo ha fatto 470 milioni con un Cristo che forse non è suo, venduto da quattro ebrei a un arabo, quindi qualche sospetto ce l'abbiamo. E allora, in questa mitologia, in questa leggenda, in questa la pop art, vediamo che se Salvador Dalì gioca in questo modo, come farà la Gioconda Botero? Ecco. E come la farà Basquiat? Basquiat farà un graffito come quelli di Strada. Quindi ognuno personalizza e fa diventare contemporanea a se stessa l'immagine. Così una delle immagini più commoventi è quella di una pubblicità contro il cancro, numero 109, che attraverso la chemioterapia toglie i capelli ma lei rimane perfettamente integra. Un'immagine quasi commovente: un tumore cambia la vita, non il suo valore. Quindi la Gioconda è una testimonial con la solennità della sua capacità di esistere anche senza i capelli. Poi un altro giovane artista di crema si inventa il negativo di lei, cioè le strappa la faccia e fa un buco, si chiama Arriva Bene, numero 110, e fa questo capolavoro, questo lucifero,